Sì. Beh, buonasera a tutti. Eh, dunque, noi siamo qui per parlare di pellegrinaggi armati, come vedete, che è poi semplicemente un modo, come dire, un, da, da studiosi di definire quelle che più banalmente chiamiamo le crociate. È un modo da studiosi, però è anche un modo per far capire subito un aspetto essenziale delle crociate. Ehm, se il microfono non è messo bene, qualcuno me lo dirà, vero? Ecco, comunque. È un modo per far capire subito un aspetto centrale del fenomeno delle crociate, e anche per far capire come mai qui che si parla, come dire, della via francigena e dei pellegrinaggi, cominciamo con una lezione sulle crociate. Perché le due cose sono in realtà strettamente collegate. Comincerei però, come dire, con un discorso un minimo più generale, perché le crociate, io credo che per tanti di noi siano innanzitutto. Come dire, il ricordo di un capitolo del libro di scuola, il ricordo di un capitolo del libro di scuola dove si racconta di queste vicende che sono anche numerate, e non ci si ricorda mai se sono sette o se sono otto, però sono un certo numero. Poi per fortuna finiscono e a partire da quel momento il manuale non ne parla più. In realtà, le crociate nella storia del nostro mondo, nella storia della nostra Europa, sono qualcosa di più di una serie di spedizioni armate che noi possiamo numerare e raccontare una per una, la prima, la seconda, ecco. sono qualcosa di più. Io direi che nel nostro passato c'è stato un lungo periodo che va al di là di quel periodo del manuale, eh, perché nel manuale, se qualcuno l'ha studiato di recente, se ne ricorda, si dice poi nel 1291... Cade l'ultima roccaforte cristiana in Terra Santa, San Giovanni d'Acri, e a partire da quel momento le crociate sono finite. Non è così. Le crociate sono una lunghissima fase del nostro passato durante la quale la maggior parte degli europei sono stati abbastanza d'accordo, primo, che i cristiani e i musulmani sono nemici per definizione e non possono non farsi la guerra e Dio vuole che noi facciamo la guerra contro gli infedeli. E secondo, sono state incentrate sull'idea che il luogo più importante del mondo è Gerusalemme e che bisogna possedere Gerusalemme e che per i cristiani possedere Gerusalemme è un imperativo, è una cosa che deve essere sull'agenda. Fondamentale di qualunque Papa, di qualunque sovrano del mondo cristiano. Questa idea, e noi stasera proviamo a vedere com'è nata, non c'è sempre stata, eh? ma noi proviamo a vedere com'è nata. Ed è rimasta al centro della cultura e della politica europea per tanto tempo, anche dopo che sono finite quelle sette o otto crociate raccontate dal manuale. Io direi che l'epoca delle Crociate, che comincia effettivamente dopo l'anno 1000. Ecco, grazie, scusate, l'avevo detto che probabilmente non andava bene. Ma... però avete sentito tutto quello che ho detto finora? Ok. L'epoca delle Crociate è un mezzo millennio, è un periodo lunghissimo. Comincia sostanzialmente appunto intorno all'anno 1000. E si conclude non prima della fine del Cinquecento. Quando alla fine del Cinquecento un famoso poeta italiano, Torquato Tasso, decide di scrivere un best seller. Ehm, stavo per dire e di vendere un sacco di copie. Non funzionava così, ma comunque decide di scrivere un grande poema che lo renderà famoso. E in quel grande poema decide di raccontare la storia di come i buoni, noi, i cristiani, hanno conquistato. No, perdon, hanno liberato Gerusalemme la Gerusalemme liberata. Torquato Tasso viveva ancora in quel mondo in cui un'impresa di 500 anni prima poteva ancora far vibrare di emozione. No? Ecco. Dopodiché effettivamente tutto comincia all'indomani dell'anno 1000 e in particolare quando nel 1095 un papa Urbano II decide di lanciare ai cristiani un appello diverso da qualunque cosa che si fosse sentita fino a quel momento. Papa Urbano II nel 1995 rivolge un appello a tutto il mondo cristiano, ai sovrani innanzitutto, ai principi, a quelli che hanno della forza militare, alle loro clientele di cavalieri, ma in generale a tutti i cristiani che potrebbero aver voglia di prendere parte a questa impresa, dicendo Abbiamo sopportato abbastanza a lungo che Gerusalemme sia nelle mani degli infedeli, adesso basta. Abbiamo sopportato abbastanza a lungo che andare in pellegrinaggio a Gerusalemme fosse per i nostri pellegrini sempre più difficile, sempre più pericoloso, adesso basta. Adesso andateci in tanti a Gerusalemme, ma andateci armati e riconquistate alla cristianità quello che è il luogo per noi più importante del mondo. Naturalmente potremmo come dire, fare tanti commenti a questo. Eh? Per esempio il fatto che per qualcuno ancora oggi Gerusalemme è il luogo più importante del mondo. Gerusalemme non è soltanto una città sacra per i cristiani, ci mancherebbe, molto prima era una città sacra per gli ebrei ed è anche una delle città sante dell'Islam. E quindi, per tutte e tre le grandi religioni monoteiste, Gerusalemme è un luogo eccezionale, diverso da tutti gli altri. Non so se vi è mai capitato di vedere in un libro la riproduzione di una mappa del mondo medievale. Le mappe del mondo medievali sono disegnate in modo tale che al centro c'è Gerusalemme, poi c'è l'Europa, l'Africa, l'Asia. E in mezzo gerusalemme se vi è capitato di vedere delle riproduzioni di queste mappe saprete anche che di solito il commento dice appunto ingenuamente nel medioevo credevano che gerusalemme fosse il centro del mondo naturalmente quello che uno dovrebbe chiedersi è perché invece il centro del mondo qual è esattamente il mondo è una sfera questo lo sapevano anche nel medioevo è eh. Non ha un centro il mondo, il centro è quello che decidi tu. Eh, come sapete, guarda caso, quando noi tracciamo una mappa del mondo ci mettiamo in mezzo l'Europa. Io non ho mai guardato un libro di scuola cinese, ma oserei dire che sulle mappe del mondo che fanno in Cina non ci deve essere l'Europa, il centro del mondo. Eh, e nel Medioevo ci mettevano Gerusalemme invece, perché Gerusalemme era il luogo dove era avvenuta la cosa più importante della storia umana. Per loro la storia umana si divideva in due prima e dopo. Oh, naturalmente anche per noi eh, si divide in due. Infatti, noi contiamo gli anni così: avanti Cristo e dopo Cristo. Però non pensiamo più, magari necessariamente, che la venuta di Cristo sulla Terra sia stato l'avvenimento più importante della storia umana. Nel Medioevo invece pensavano precisamente questo: perché la storia umana la vedevano programmata da Dio. Con una direzione provvidenziale, un punto di partenza, la creazione, un punto d'arrivo, la fine del mondo, l'Apocalisse. E loro su di noi avevano il grande vantaggio che sapevano già come sarebbe stata la fine del mondo, perché è descritta nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, nell'Apocalisse. Quindi, un intellettuale del Medioevo sapeva perfettamente come si verificherà la fine del mondo, non sapeva quando. E al centro la venuta di Cristo sulla terra, che divide con uno spartiacque decisivo la storia umana, prima della venuta del Messia e dopo. Che poi è il motivo per cui un intellettuale del Medioevo, che ovviamente non sapeva di vivere nel Medioevo, perché quello l'abbiamo inventato noi, però sapeva di vivere nel mondo moderno, diverso da quello antico. Come lo sapeva Dante, che quando incontra Virgilio si fa dire tu da dove vieni? Virgilio dice io sono vissuto al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poi è venuto Gesù e la storia umana ha preso un'altra strada. Perché ve la faccio lunga con questo? Perché la vicenda terrena di Gesù si svolge a Gerusalemme. A Gerusalemme Gesù predica, a Gerusalemme affronta la passione e viene crocifisso, a Gerusalemme viene sepolto e risorge. E a ricordo di questo, fin dai primi secoli i cristiani avevano costruito a Gerusalemme una grandiosa basilica sul santo sepolcro. L'aveva costruita l'imperatore Costantino. Sapete che per un po' di tempo gli imperatori romani avevano avuto una certa diffidenza dei cristiani e all'occasione li perseguitavano anche. Cattivi cittadini che non fanno i sacrifici al Tempio del Dio Giove per la salvezza dell'imperatore. Poi dopo invece a un certo punto l'impero romano diventa cristiano, l'imperatore Costantino diventa cristiano e fra le tante cose che fa per dimostrare ai cristiani il suo favore, fa costruire a Gerusalemme una grandiosa basilica sul luogo dove Gesù è stato sepolto, il santo sepolcro. C'è una lettera di Costantino al patriarca di Costantinopoli, di, addio, di Gerusalemme, in cui dice, appunto, fate costruire questa basilica, tutto a spese dello Stato, e quanto al tetto, per quanto mi riguarda, dice Costantino, io lo farei d'oro. Tenete conto che è tutto a spese mie. Tutto questo significa che nella visione del mondo dei cristiani, Gerusalemme, è il luogo più importante del mondo. E nella prospettiva dei cristiani dei primi secoli e poi del Medioevo, c'è una dimensione che nel mondo cristiano oggi ha perso un po' della sua forza, c'è ancora, eh? ma non è più così forte nel mondo cristiano come era nel Medioevo l'importanza del pellegrinaggio. L'ultima delle grandi religioni monoteiste, l'Islam, che è venuto dopo, L'ebraismo dopo il cristianesimo, che è stato creato da un uomo, il profeta, che conosceva benissimo anche il cristianesimo e che ha, ha recuperato tanti aspetti del cristianesimo, ecco. L'Islam ha deciso che il pellegrinaggio è una cosa fondamentale, lo sapete per il, per il musulmano il pellegrinaggio alla Mecca, se te lo puoi permettere, è addirittura uno degli obblighi dei credenti una volta nella vita. Ecco, per capire chi erano i cristiani del Medioevo dobbiamo pensare che mh, per loro non è mai stato trasformato in un obbligo, però l'idea del pellegrinaggio aveva una popolarità enorme. Non era un obbligo, ma per i cristiani era una delle cose più belle, più importanti che un cristiano possa fare nella sua vita, andare in pellegrinaggio. E andare dove? In realtà c'erano diverse mete, quella un po' meno difficile, per, a seconda di dove vieni, naturalmente, ma per i cristiani dell'Occidente almeno tenete conto che il mondo cristiano non era solo l'Occidente, eh? noi siamo eurocentrici, tendiamo a vedere tutto dal punto di vista nostro. Il mondo cristiano è un vastissimo mondo orientale che non parla solo in latino, parla in greco, in siriaco, in armeno. Ma per un cristiano dell'Occidente. La prima immediata meta di pellegrinaggio ovviamente è Roma. E perché è Roma? Ma perché a Roma c'è San Pietro. A Roma è sepolto San Pietro. E diversamente da Gesù che è stato sepolto, ma non è più lì perché poi dopo tre giorni se n'è andato, San Pietro sta ancora lì. È sepolto lì. Il pellegrinaggio a Roma per un cristiano del Medioevo vuol dire vado, vado da San Pietro. Vado a trovare San Pietro e per la loro visione del mondo, i santi, i santi non esistono davvero e sono lassù, sono lassù in paradiso e guardano giù sulla terra, ci guardano i santi. E ogni santo guarda in modo particolare il luogo in cui lui è vissuto e soprattutto in cui è stato sepolto. San Pietro da lassù tiene d'occhio Roma. Tiede d'occhio la basilica di San Pietro, dove ci sono i suoi resti. Andare in pellegrinaggio a Roma vuol dire andare lì, andare a rendere omaggio, baciare la statua, inginocchiarsi sulle reliquie di San Pietro. E voi capite cosa significa per loro? Significa che poi quando sarai morto e la tua anima andrà lassù. E lì ognuno se lo immaginava un po' a suo modo. Molti pensavano: arriveranno degli angeli e dei diavoli, e, e gli angeli si ricorderanno le cose buone che ho fatto, e i diavoli avranno dei libroni con su scritte tutte le cose cattive che ho fatto, e poi peseranno tutto questo. E siamo lì davanti alla porta del paradiso. E chi è il portinaio? San Pietro, ovviamente, è lì con la chiave e lì con la chiave e si dovrà decidere se mi fanno entrare o no. E allora poter dire: Oh San Pietro, lo so che ne ho fatte tante, ma ti ricordi che sono venuto? Che fatica che è stata, quanti pericoli, quanto mi costava? Ecco, sono venuto. Ora, io adesso lo sto mettendo in modo un po' comico e irriverente, ma ci credevano davvero a tutto questo? E allora potete capire che ancora più importante era riuscire a spingersi ancora più in là se venivi dall'Europa, chiaro che se venivi dalla Siria o dall'Armenia era più facile andare a Gerusalemme, se venivi dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia arrivare a Gerusalemme era davvero faticoso, era un viaggio che rischiava di durare anni tra andata e ritorno e in cui tutti sapevano che... Partire era una cosa, ma essere sicuri di tornare è tutt'altro, però andare lì, andare a Gerusalemme e poi quel giorno, quando sarai davanti ai giudici, non è a San Pietro che dirai: ti ricordi, tu potrai dire a Gesù Cristo: ti ricordi che sono venuto sul tuo sepolcro. Quindi il pellegrinaggio nella mentalità collettiva dei nostri antenati del Medioevo è una cosa assolutamente centrale e andare in pellegrinaggio a Gerusalemme è una pratica molto diffusa e a cui si dà molta importanza. Ora voi capite finché l'imperatore Costantino aveva ordinato di costruire la basilica del Santo Sepolcro, faceva costruire una basilica in una città che faceva parte del suo impero. Gerusalemme è una città di provincia dell'impero, una grande città di provincia dell'impero romano così come Gesù Cristo era stato un suddito indigeno dell'impero romano, e per secoli e secoli Gerusalemme ha fatto parte dell'impero romano e quindi del mondo cristiano. E poi a un certo punto se la sono persa. Se la sono persa quando ci sono state le grandi invasioni arabe, le grandi invasioni arabe del VII secolo, subito dopo la morte del profeta quando gli arabi, infiammati di entusiasmo anche dalla loro nuova religione, lanciano una campagna di conquista del mondo e conquistano mezzo mondo. Verso est arrivano fino alla Cina e verso ovest arrivano fino in Spagna, si affacciano ai Pirenei, hanno sommerso tutto il versante meridionale del Mediterraneo, tutto quel mondo, il Medio Oriente, l'Egitto, il Nord Africa che a noi oggi sembra ovvio che sia Oriente, che sia mondo arabo, che sia mondo musulmano, e come dire, ci vuole un certo sforzo eh, per ricordarci che per un sacco di tempo non era stato così. Quello era mondo greco e romano e cristiano. Tutte quelle grandi città, Alessandria d'Egitto, Antiochia in Siria, Gerusalemme in Palestina erano state grandi città dell'impero romano e grandi metropoli cristiane. E poi gli arabi hanno conquistato tutto nel VII secolo. Ma solo nel 1095 Papa Urbano II ha lanciato la parola d'ordine, andiamo a riconquistare Gerusalemme. Allora, cos'era successo in mezzo? Perché, in altre parole, Solo dopo l'anno mille si creano le condizioni per questa, perché, perché succeda questa cosa. Innanzitutto va detto questo. La conquista araba del Medio Oriente e quindi della Palestina, della Terra Santa, di Gerusalemme, non significa affatto che la vita cristiana scompaia in quei luoghi. Sotto la dominazione araba la popolazione continua a essere all'inizio in maggioranza cristiana, poi col passare dei secoli naturalmente la spinta a convertirsi all'Islam è molto forte, non c'è nessun obbligo ma ci sono tanti vantaggi, quindi col passare dei secoli quella che era stata una maggioranza cristiana in quei luoghi si riduce, diventa una minoranza, ma sapete bene che ancora oggi c'è una minoranza cristiana tra i palestinesi per esempio. E anche se questa popolazione cristiana via via si riduce, tanti si convertono all'Islam, non smette mai di funzionare la chiesa cristiana in quei luoghi. Sotto dominio arabo funziona abbastanza tranquillamente a Gerusalemme il patriarcato, anzi molti patriarcati, uno greco, uno latino, uno siriaco. E i pellegrini cristiani dall'Europa vanno a Gerusalemme. Al tempo di Carlo Magno... L'imperatore Carlo Magno fa, stringe un accordo con il suo omologo musulmano, il califfo Harun al-Rashid, quello delle mille e una notte. Stringono un accordo, sono in ottimi rapporti. Il califo Harun al-Rashid promette di tutelare i pellegrini che arrivano dall'Europa e che vanno a Gerusalemme. Si scambiano i regali. Il califfo manda a Carlo Magno l'elefante che suscita un'enorme emozione tra il popolo franco, i cronisti franchi ne parlano a lungo, dell'elefante che è arrivato, questa cosa straordinaria, esotica. Di fatto, ancora quindi al tempo di Carlo Magno, incoronato imperatore nell'anno 800, come vi ricordate, non ci sono problemi. Gerusalemme è sotto dominio musulmano, pazienza, i pellegrini cristiani ci vanno tranquillamente lo stesso. E poi... E poi qualcosa comincia a cambiare. Tante cose cominciano a cambiare. E una è la disgregazione interna dell'impero arabo, che al tempo di Carlo Magno e di Harun al-Rashid era un impero, come dire, centralizzato. E poi invece nei secoli successivi si spappola, si suddivide. Nascono tanti staterelli, tanti sultanati ed emirati, rivali fra loro. Si crea un clima molto più bellicoso, molto più, come dire, molto più pericoloso anche, c'è molta più violenza, non c'è più un'autorità centrale che può firmare dei trattati e garantire la sicurezza dei pellegrini cristiani. Questa disgregazione interna del mondo arabo è accelerata anche dal fatto che a ridosso dell'anno 1000 in tutto il mondo arabo è arrivato un popolo nuovo. Che con gli arabi all'inizio non c'entra niente, un popolo nuovo che arriva dall'Asia, dall'Asia centrale, i turchi. E questi turchi sono nomadi, bellicosi, aggressivi, razziatori, grandi guerrieri, un popolo di arcieri a cavallo, come erano stati gli Unni tanti secoli prima e come saranno i Mongoli tanti secoli dopo. E questi turchi dilagano nel mondo islamico e un po' dappertutto gruppi di guerrieri turchi. Prendono il potere. Nell'anno 1000, nella maggior parte del mondo arabo, i principi, i sultani, gli emiri che detengono il potere non sono più arabi, sono turchi. E le elite militari sono in maggioranza turche. E questi turchi sono grandi guerrieri e si sono convertiti all'Islam anche loro. E come molti nuovi convertiti, sono meno tolleranti di quanto non fossero gli arabi prima l'insicurezza generale legata appunto allo spappolamento del grande impero, alla sua, al suo frazionamento in tanti staterelli rivali e la nuova situazione provocata dall'arrivo dei turchi, le condizioni di sicurezza per i cristiani si riducono, non solo capite per i pellegrini che arrivano, eh. tenete sempre conto che lì una parte della popolazione è cristiana, col suo clero, con le sue cattedrali, con i suoi monasteri, Devono obbedire a un potere islamico che è stato a lungo tollerante e che dopo l'arrivo dei turchi spesso è un po' meno tollerante. Un episodio famoso che viene sempre raccontato al, proprio all'indomani dell'anno 1000, la data precisa, non me la ricordo, ma insomma, grosso modo, intorno al 1010, il califfo al-Hakim litiga con i cristiani di Gerusalemme. E per ripicca fa demolire la basilica del Santo Sepolcro. È un episodio che provoca enorme emozione anche in Europa, si viene a sapere. Eh, poco importa che il califfo al-Hakim sia poi passato alla storia come il califo pazzo e sia stato ucciso dai suoi stessi seguaci. E e la Basilica del Santo Sepolcro è poi stata ricostruita, eh, con finanziamenti arrivati dall'Impero Bizantino, però intanto l'episodio è rimasto. E quindi un primo punto è che gli europei dell'undicesimo secolo non pensano più a Gerusalemme come un luogo dove si può andare tranquillamente in pellegrinaggio, anche se è governata dagli infedeli, ma poco male. No, pensano a, Gerusalemme, a una Gerusalemme prigioniera. Ecco, non per niente Torquato Tasso, 500 anni dopo, la vedrà liberata, no? Pensano a una Gerusalemme prigioniera degli infedeli. E questi infedeli, per carità, nel mondo cristiano non c'è mai stata simpatia per i seguaci delle altre religioni. Eh? Parlando dei musulmani o degli ebrei, già prima si era sempre detto i maledetti, infedeli, popolo pestifero e così via. Ma erano solo parole, in pratica non c'era una sensazione militante di dover essere sempre in guerra contro gli infedeli. Ecco, quello che succede nell'undicesimo secolo è che lentamente i cristiani si convincono che invece una delle chiavi di lettura del mondo è che nel mondo ci siamo noi e ci sono gli infedeli e che siamo nemici per forza. E dobbiamo combatterli. E questo avviene per tanti motivi: eh? avviene perché i turchi non hanno soltanto preso il potere nel mondo arabo, ma hanno anche attaccato l'ultima grande potenza cristiana che rimane in Oriente, l'impero bizantino. Sapete, il grande impero erede dell'impero romano d'Oriente, che si considera un impero romano anche se parla greco, con la sua capitale a Costantinopoli che i turchi fin dall'inizio si pongono l'obiettivo di conquistare. Ci sono poi riusciti, come sapete, molto dopo, 1453, Costantinopoli cade, diventa quello che è ancora oggi Istanbul in Turchia. All'indomani dell'anno 1000 sono ancora lontani dal conquistare Costantinopoli, ma l'obiettivo è quello. Premono, i turchi avanzano in quella che è la regione più vasta dell'impero cristiano d'Oriente, dell'impero bizantino che si chiamava una volta Asia Minore o Anatolia e che noi oggi chiamiamo Turchia. E non per niente la chiamiamo Turchia perché quel vasto territorio greco, romano e cristiano col tempo è diventato invece la patria dei turchi. I turchi nell'undicesimo secolo premono, avanzano e gli imperatori bizantini chiedono aiuto ai fratelli cristiani d'Occidente. Ora voi potete immaginare benissimo che fra i fratelli cristiani d'Occidente che pregavano in latino e i fratelli cristiani d'Oriente che pregavano in greco non è che si volessero tanto bene, si capivano molto poco anzi, però di fronte alla pressione degli infedeli anche questa idea comincia a prendere piede in Occidente, che dovremmo dare una mano ai cristiani di laggiù. E poi c'è ancora un'altra cosa, c'è un altro fronte aperto in cui i messaggi che arrivano alla gente, le notizie delle battaglie, delle vittorie, delle sconfitte, dei martiri, le notizie che arrivano e che la gente poi discute al mercato, rinfocolano l'idea che noi e gli infedeli siamo sempre in guerra. E quest'altro fronte è dall'altra parte, in Spagna. Perché la Spagna era stata conquistata dagli arabi tanto tempo prima e quasi subito i cristiani hanno cominciato a provare a riconquistarla. Sapete che la stessa importanza che per noi, nella nostra idea della storia d'Italia, possono avere, che ne so, il Rinascimento o il Risorgimento, nella storia di Spagna lo stessa, la stessa centralità ce l'ha la Reconquista. Cioè, quei 500 anni durante i quali, un po' per volta, i cristiani hanno ripreso possesso della penisola iberica, respingendo via via indietro gli arabi. Nell'undicesimo secolo la Reconquista è in pieno svolgimento ed è una guerra permanente che chiede volontari, per cui da tutti i paesi partono volontari per andare a combattere in Spagna. E da lì arrivano appunto le notizie dei re cristiani che guidano questa riconquista. Quindi il cristiano dell'undicesimo secolo ha ormai chiara in testa una cosa che ancora al tempo di Carlo Magno nessuno avrebbe pensato. Questo mondo, questo nostro mondo, è diviso fra noi e gli infedeli, i buoni e i cattivi, noi che abbiamo Dio con noi e gli altri che invece sono i seguaci del diavolo. Ed è un nostro dovere combatterli e sconfiggerli. Ecco, è in questo contesto che a Papa Urbano II a un certo momento viene in mente di lanciare una grande impresa e chiamare i cristiani al pellegrinaggio armato. Visto che andare in pellegrinaggio a Gerusalemme è diventato pericoloso, adesso ci andremo in tanti, tutti insieme, armati. Ci apriremo la strada e prenderemo possesso dei luoghi santi, li strapperemo agli infedeli perché è una vergogna per tutto il mondo cristiano che Gerusalemme non sia nostra. Io penso che molti di voi stiano pensando: quando è che comincia a raccontarci le crociate? Ma in realtà voi capite che per chi fa il mio mestiere, cioè studia il Medioevo, la domanda veramente più importante è ma come mai, proprio allora, proprio in quel momento? C'è ancora una cosa da aggiungere. Vi ricordate quell'altro capitolo noiosissimo del manuale scolastico di storia medievale che si intitola La lotta per le investiture? Ecco, la lotta per le investiture che è lo scontro fra il Papa e l'imperatore non solo per le nomine dei vescovi, quelle all'investitura, ma in realtà per qualcosa di più, cioè per decidere se è al Papa o è all'imperatore che Dio ha affidato il governo del mondo. E fino a quel momento tutti pensavano che l'avesse affidato all'imperatore. Il Papa doveva governare le anime e l'imperatore doveva governare i corpi. Ma nell'undicesimo secolo i papi cominciano a pensare che forse prima ci si era sbagliati e che è al Papa che Dio ha affidato il mondo, da tutti i punti di vista. Poi siccome il Papa personalmente non comanda eserciti e non ordina esecuzioni, allora ha bisogno appunto di un braccio destro, di un esecutore. Per questo c'è l'imperatore. Ma è il Papa. Che ha affidato all'imperatore il lavoro sporco, diciamo così, che non vuole fare lui personalmente. Come potete immaginare, gli imperatori non sono d'accordo. E quindi si apre un lungo periodo in cui la cristianità si spacca. E quando insegno queste cose mi viene sempre da dire, ragazzi, guardate che io non è che poi all'esame vi chiedo le date per il gusto di sapere se le avete imparate, eh. però... Però qualche data, qualche data in testa aiuta a orientarsi. Abbiamo detto che la prima crociata eh, viene bandita da Papa Urbano II nel 1095. La lotta per le investiture comincia nell'undicesimo secolo e si conclude con il concordato di Worms del 1122. Ergo, quando Urbano II lancia l'idea della crociata, siamo in piena lotta delle investiture. Il Papa è intento a dimostrare al mondo che lui è il capo del mondo cristiano e non l'imperatore. E allora voi capite cosa significa questa cosa? Significa dire io adesso faccio una prova, faccio una prova di forza, rivolgo un appello ai cristiani, lancio una grande iniziativa politico-militare e scommetto che questa iniziativa avrà successo che in tutto il mondo cristiano risponderanno a questo mio appello. E finalmente c'è un'ultimissima cosa, quello è un mondo governato da militari, è un mondo governato da guerrieri, è un mondo dove ogni re, ogni principe, ogni imperatore pensa a se stesso innanzitutto come un uomo a cavallo, in armatura, che comanda perché ha la forza, sa difendere il paese dai nemici. Sa sconfiggere gli avversari, sa imporre la giustizia con la spada in pugno. Ma questo vuole anche dire che tutti quelli che comandano a tutti i livelli sono uomini di guerra, sono uomini abituati alla violenza, abituati a uccidere. E una parte del clero cristiano è abbastanza sconvolto, constatando di vivere in un mondo, in un mondo cristiano, in una società cristiana, dove però tutti quelli che comandano sono uomini di guerra, con le mani sporche di sangue. E il clero cristiano reagisce in molti modi a questo, è uno dei modi di cercare di moderare la violenza dei principi e dei loro cavalieri. Perché quando la violenza scoppia, poi ci vanno di mezzo ci vanno di mezzo i contadini, ci vanno di mezzo le donne, ci vanno di mezzo i preti. E allora ci si sforza di dire ai guerrieri che comandano che però la loro violenza deve essere sempre motivata e che va frenata comunque, che se fai una guerra non devi prendertela con i poveri, con i contadini, combatti con gli altri cavalieri. Si affermano i movimenti della pace di Dio che dicono ci sono dei luoghi dove non bisogna mai combattere. Nelle chiese e intorno alle chiese non si deve combattere. Chi durante uno scontro si rifugia nelle chiese deve essere salvo. Ci sono movimenti come la tregua di Dio che dice la guerra non deve essere ininterrotta, fate la guerra dal lunedì al giovedì, ma dal venerdì alla domenica fermatevi, santificate le feste e in quei giorni non combattete, non versate il sangue. Anche questo contribuisce all'idea di Urbano II che molti leggeranno in questo senso. Se quello che sapete fare è fare la guerra, andate a farla contro gli infedeli. Non fatela qui. Qui nel nostro mondo ne abbiamo fin troppa di guerra. Troppa guerra, troppa violenza. Basta. Sapete fare solo quello e allora andate a uccidere gli infedeli e a combattere per la croce e per Gerusalemme. Ecco, questo è l'insieme. Qui non sono a lezione, di solito a lezione a questo punto direi mi seguite, ma vabbè. Eh, è l'insieme di motivazioni per cui Urbano II può concepire alla fine dell'undicesimo secolo un'idea come quella e per cui quell'idea ha successo. Il Papa incarica tanti ecclesiastici in tutti i paesi di predicare questa spedizione. Non la chiamano ancora la crociata, quello è un nome moderno, eh. eh però l'idea di prendere la croce e andare in pellegrinaggio per l'appunto, prendere la croce perché subito si lancia l'idea che, che deve essere una specie di voto, capite? Non è che uno parte da oggi a domani, è una cosa da organizzare, ma intanto i predicatori che parlano alla folla poi dicono: allora chi ci sta? Chi è disposto a far voto di partire? E tanti fanno voto e per far vedere che hai fatto voto, ti fai il prete ti cuce una croce sull'abito. No, loro non usano la parola crociata, ma usano la parola crociato. Il crociato è chi ha fatto voto e quindi gli hanno cucito la croce sull'abito, croce segnati nelle cronache latine. E tanti prendono la croce. Tanti anche fra i potenti, fra quelli che comandano nel mondo cristiano. Eh, a dire la verità, un dettaglio che potrebbe magari stupirci, mm, ma secondo me se io vi facessi la domanda arrivereste alla risposta da soli. Secondo voi, date le circostanze, il Papa ha lanciato questa idea? L'imperatore ci va? No, l'imperatore non ci va. È il Papa che ha lanciato l'idea. E in quel momento l'imperatore e il Papa. Non vanno per niente d'accordo. L'imperatore non prende la croce e non la prende neanche nessun re, perché sono ancora un po' riluttanti ad ammettere che il Papa possa prendere la guida del mondo cristiano lanciando un'iniziativa di questa portata. Ma ci vanno tanti altri, principi, duchi, conti, gente che comanda in intere regioni, tanti cavalieri, tanti di questi appunto che sono abituati a comandare. Combattendo, e quello sanno fare bene. Dimenticavo un'altra delle premesse e delle precondizioni perché questa cosa funzioni. Bisogna anche sapere che siamo in un'Europa piena di giovani. Siamo in un'Europa che da secoli ormai è, ha abbozzato una crescita demografica che ormai nell'undicesimo secolo è esplosa. Quindi, quello è un mondo dove la popolazione sta crescendo e dove la società è fatta di giovani. Se pensate all'Italia dell'11 secolo, vi potete scordare l'Italia di oggi con la sua popolazione anziana. L'Italia o la Francia dell'11 secolo erano paesi che assomigliavano al Marocco, pieni di giovani. Ecco, anche quella è una condizione perché un'iniziativa come questa abbia successo. E quindi partono. Partono con talmente tanto entusiasmo che all'inizio partono gruppi disordinati, ci sono predicatori che vanno in giro, come si vede no, in certi film, eh, Brancaleone alle Crociate per esempio. Questi che partono così spontaneamente non hanno un grande futuro, ma poi col tempo partono i principi con i loro eserciti e si mettono in cammino più o meno tutti insieme, migliaia, decine di migliaia di combattenti si mettono in movimento per andare in pellegrinaggio a Gerusalemme e c'è chi scende la via francigena attraverso la Francia e l'Italia per andare poi a, a imbarcarsi in qualche porto italiano e la maggior parte invece fanno il giro a piedi, fanno il giro dai Balcani, attraversano l'impero bizantino e poi in quella che oggi è la Turchia passano il confine dell'impero bizantino ed entrano nel paese degli infedeli. Adesso non abbiamo tempo di raccontare tutto, ma sono straordinarie le testimonianze che abbiamo sull'arrivo di questa folla di pellegrini armati in movimento ormai da mesi quando arrivano a Costantinopoli, quando arrivano nella capitale dell'impero cristiano, di un impero fratello. Che è anche ben contento che vengano soccorsi dall'Occidente per combattere contro i turchi, però poi in realtà, appunto, a leggere le testimonianze dei bizantini, voi capite: l'impero bizantino è un impero con una cultura sofisticatissima, erede del mondo greco-romano. Per loro, i nostri antenati, che vengono dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, sono i barbari. Sono i barbari dell'Occidente. C'è una cronaca fantastica scritta da una principessa bizantina che si chiama Anna Anna Comnena. È la figlia del Basileus dell'imperatore Alessio Comneno. È una donna, una ragazza coltissima. Per capirci, è una che cita i tragici. È una che ha letto Euripide o Sofocle in un'epoca in cui in Occidente neanche si sapeva che esistessero i tragici greci. È una che cita Omero in greco antico. E lei scrive una grande cronaca delle imprese di suo padre in cui racconta anche di quei mesi incredibili in cui all'improvviso abbiamo saputo che tutti i barbari dell'Occidente si erano messi in movimento e stavano arrivando da noi. Poi abbiamo cercato di capire perché si erano messi in movimento. Dicevano volevano riconquistare Gerusalemme. Anna Comnena, principessa cristiana di un impero cristianissimo. Ma che ha un'altra cultura, anche meno militarista, va detto, eh, ci mette un po' a capire questa idea e eh, dice: Vabbè, si sa che i barbari dell'Occidente sono gente strana, si era messa in testa questa cosa. E hanno cominciato ad arrivare. E lì si vedono i nostri antenati con gli occhi di questa gente, molto più sofisticata e più colta di loro, che li considera dei barbari, li vede arrivare. Dice arrivavano una folla sterminata, ma mentre i bizantini sono un impero centralizzato con un unico imperatore che lo governa, questi sono una folla disordinata, un'infinità di conti, di duchi, ognuno col suo seguito e ognuno di questi capi, dice Anna, arrivava e mio padre l'imperatore doveva riceverli tutti e ognuno di cui ogni giorno ne arrivava uno e bisognava riceverlo a palazzo e questi... Nel momento in cui mio padre li riceveva, questi si mettevano a fare dei lunghi discorsi. Perché i barbari dell'Occidente, dice Anna, sono gente che ama parlare. E parlavano, però ognuno parlava di com'era grande la sua famiglia, com'era antico il suo lignaggio, come erano grandi le sue imprese, e mio padre li doveva ascoltare tutti. Poi passato uno arrivava il prossimo. Una volta uno è entrato nella sala del trono. Mio padre non c'era, dice Anna. Oh, quello si è seduto sul trono. Gli hanno detto, guarda, che non ti puoi sedere, solo l'imperatore può sedersi. Quello se n'è andato borbottando qualcosa nella sua lingua, dice Anna. Io mi sono fatto dire cos'era e stava borbottando. Come si può sedere solo lui? Ma che maleducato! Fra così tanti nobili signori, solo lui pretende di sedersi perché il nostro occidente all'epoca è un mondo anarchico, pieno di capi e capetti che non riconoscono nessuno sopra di loro. Però Anna dice anche, quando poi è arrivata la notizia che alcuni di quei capi erano stati uccisi in battaglia contro i turchi, mio padre è rimasto molto impressionato, perché nonostante tutto gli erano piaciuti molto quei capi, quei giovani guerrieri, belli, biondi, forti. A mio padre sembrava di rivedere gli eroi dell'antichità. Capite, questi di Achille avevano letto solo nei libri e vedono arrivare questi cavalieri dall'Europa e quello che gli viene in mente sono gli eroi dell'Iliade. E poi quindi questa folla disordinata di capi e di guerrieri, con nessuno che comanda, perché ognuno vorrebbe comandare lui, ma sono in tanti e sono molto bravi a fare la guerra. Entrano nel territorio islamico e ovviamente i capi turchi, gli emiri, i sultani turchi, pian piano si mobilitano per affrontarli e vengono battuti uno dopo l'altro. Gli occidentali sanno fare la guerra meglio di tutti gli altri. Benché i turchi siano un popolo bellicoso e forte, che dà del filo da torcere ai crociati, in realtà i crociati vanno avanti. E fra l'altro è una delle cose più, che mi hanno più colpito studiando le, le cronache della prima crociata, la testimonianza di quel cavaliere. C'è una cronaca in latino scritta da un cavaliere, non sappiamo il nome, ma è chiaro che non è un ecclesiastico. È una cosa rara, un laico che scrive una cronaca a quell'epoca. Questo è un laico, un cavaliere. E questo crociato che ha partecipato alla spedizione e alla presa di, di, di Gerusalemme dice, io non riesco neanche a raccontarvi come sono forti i turchi. I turchi sono un popolo fortissimo. Non ci sono parole per dire come sono bravi a fare la guerra. Ma noi, siccome avevamo Dio dalla nostra, li abbiamo sconfitti. Ma se fossero cristiani non ce ne sarebbe per nessuno. Ecco, questo è il parere di un tecnico, no? Di uno che sa fare la guerra e sa apprezzare quelli che la sanno fare. Ma i bizantini e anche gli arabi, nelle loro cronache, quando parlano dei cavalieri crociati, parlano della loro famosa carica. E dicono quando loro caricano tutti insieme con le lance in resta, beh, sfonderebbero le mura di una città. Fatto sta che i crociati si aprono la strada e arrivano a Gerusalemme, da dove le autorità locali islamiche, all'occasione, mandano fuori tutti, tutti i cristiani per evitare di avere una quinta colonna in città, restano in città i musulmani e gli ebrei, si chiudono dentro. La città viene assediata a lungo, poi presa, e la popolazione sterminata. Qualche cronaca dice con i cavalli che sguazzavano nel sangue fino alle ginocchia. Appunto: la popolazione cristiana è stata evacuata dentro, sono tutti infedeli. Quindi Gerusalemme viene presa. La prima crociata ha avuto un totale successo. Abbiamo fatto quello che volevamo fare e a questo punto. E a questo punto qualcuno torna anche a casa, ma mica tutti. Tenete sempre conto quello che dicevo prima, eh? quello è quello un mondo in crescita demografica. Tanti sono partiti anche perché che ci sto a fare a casa, che siamo sette fratelli e l'eredità divisa in sette non ci mantiene. Vado. Non c'è nessun dubbio sul fatto che sono partiti tutti innanzitutto avendo in testa l'idea vado in pellegrinaggio e Dio mi sta guardando e mi guadagno il paradiso. Però al tempo stesso vado anche a vivere questa grande avventura e poi chissà cosa succede. E quello che succede è che si guardano intorno e hanno conquistato un mondo, perché da quando sono entrati, da quando hanno passato il confine dell'impero bizantino, hanno conquistato paesi e città e si sono lasciati dietro delle guarnigioni. Hanno conquistato un pezzetto della Turchia attuale, un grosso pezzo della Siria, tutto il Libano attuale, tutto Israele e la Palestina attuali. È un regno. Moltissimi decidono di restare. È la prima volta dai tempi dell'Impero romano che dall'Europa è partito un esercito, è arrivato in un altro continente. E va bene, non sono andati tanto lontano, è il vicino Oriente, ci sono arrivati a piedi, ma sono comunque in un altro continente, è la prima volta dai tempi dell'Impero romano che dall'Europa esce un esercito e conquista un paese in un altro continente e poi resta lì a colonizzarlo. Anche se sembra un po' un anacronismo, è abbastanza normale fra chi studia queste cose dire le crociate sono il primo la prova generale di quello che sarà poi il colonialismo. Secoli dopo gli occidentali usciranno più forti, più attrezzati, più tecnologici e rifaranno la stessa cosa su grande scala, conquistando vasti pezzi di altri continenti e colonizzandoli. Lì l'hanno fatto per la prima volta. L'hanno colonizzato la popolazione locale. Vabbè, quella di Gerusalemme. Ma la popolazione della campagna, delle altre città è rimasta. E su questa popolazione mista di musulmani e di cristiani, siriaci, greci, beh, i cavalieri cristiani e i loro principi sono rimasti lì, si sono spartiti il paese, hanno creato un regno, hanno nominato un re, hanno fatto come piacevano loro i re, hanno scelto il più debole e incapace di tutti i principi in modo che non potesse comandare troppo, perché appunto a loro piaceva. Che ogni principe fosse libero di fare quel che voleva, e si sono spartiti questo paese, è nato il Regno di Gerusalemme. Beh, il primo re lo sapete, è Goffredo di Buglione, il quale appunto è diventato famosissimo, essendo stato il primo re di Gerusalemme, in realtà era una figura assolutamente insignificante, che muore subito dopo. Oltretutto, ma comunque. E aver conquistato questo regno vuol dire per due secoli, perché durerà due secoli questo regno. Vuol dire che l'Europa adesso ha un contatto con quest'altro mondo, loro lo chiamano l'oltremare. Si sa che oltremare c'è un grande paese e che paese? La Terra Santa, Gerusalemme, che è nostro, abitato dai nostri. E i mercanti italiani fanno fortune, quelli di Pisa, quelli di Genova, quelli di Venezia, per creare i collegamenti marittimi con questo nuovo mondo. E tanta gente ci va, tanta gente va lì così come nell'Ottocento la gente andrà in America. Quando in un paese dove ci sono troppe bocche da sfamare e non sai più come campare, hai sempre quella possibilità lì, molli tutto e vai là. L'oltremare per parecchie generazioni di nostri antenati è davvero qualcosa di paragonabile a quello che è stato il West per altre generazioni. E ci vanno, ci vanno a stabilirsi lì, ma. Ci vanno in pellegrinaggio, ci vanno a fare assistenza e ci vanno i volontari a combattere, perché naturalmente questo nuovo regno non è destinato ad avere una vita pacifica, perché tutto intorno c'è il mondo musulmano e il mondo musulmano che non ha saputo fermare la spedizione dei barbari infedeli, anche loro li considerano barbari oltre che infedeli. Il mondo musulmano che si è visto strappare Gerusalemme e sterminare i suoi abitanti musulmani dagli invasori è in ebollizione. I capi ma anche la gente comune. Nelle città del mondo turco-arabo, del mondo musulmano, la gente manifesta in piazza chiedendo la guerra santa, chiedendo che il sultano, il califfo, gli emiri si armino per andare a ricacciare in mare i maledetti infedeli e riprendere Gerusalemme. Perciò la vita di due secoli del regno di Gerusalemme è una vita di continui scontri, che qualche volta vanno benino e più spesso vanno male. Per cui presto si comincia a capire che senza poderosi aiuti dalla madre patria questo regno non si reggerà. Ecco perché ci sono tutte le altre crociate. La prima, avete capito, è più importante. Ho investito tutta questa serata nell'accennare alle condizioni che hanno reso possibile la prima crociata. Ma le altre, le altre sono una conseguenza inevitabile. Perché 50 anni dopo il regno di Gerusalemme è così mal ridotto, fa così fatica a resistere alla spinta dei musulmani, che un altro papa decide che bisogna lanciare un altro appello. Bisogna farlo. E anche stavolta partono in tanti, stavolta anche l'imperatore, Corrado II, è finita la lotta per le investiture, si sono rassegnati tutti, è il Papa che comanda. E quando il Papa comanda per dire Gerusalemme è in pericolo, la gente risponde, dall'imperatore fino all'ultimo dei cavalieri, si risponde e si va. E poi passano ancora un po' di anni e i musulmani trovano un altro capo molto in gamba, uno che è così in gamba che anche i cristiani lo ammirano. Si chiama Yusuf ibn Ayyub Salah din Giuseppe figlio di Giobbe, la rettitudine della fede, per noi il Saladino. Il Saladino a un certo punto riconquista Gerusalemme. Non tutto il regno, grossi pezzi rimangono in mani cristiane, ma il regno, la capitale no, Gerusalemme è perduta. E allora, e allora il Papa deve di nuovo chiamare i fedeli al pellegrinaggio armato, alla crociata. La terza, poi la quarta, poi la quinta, poi la sesta, si va avanti fino alla fine del 200. Quando alla fine del 200 finalmente i musulmani concludono la riconquista, si riprendono anche l'ultimo pezzettino dell'oltremare in Terra Santa che era ancora in mani cristiane e a quel punto finiscono le spedizioni che noi studiamo sul manuale. Ma come dicevo all'inizio sarebbe un gravissimo errore di prospettiva pensare che sia finita lì. Perché noi sappiamo che l'ultima crociata è quella del re Luigi IX di Francia che è andato a morire a Tunisi e che è stato un fallimento disastroso e che dopo di allora nessuna grande spedizione è più partita dall'Europa per riconquistare Gerusalemme. Noi lo sappiamo, loro no che non lo sapevano. Loro hanno continuato fino al Cinquecento a ragionare come se provare a montare prima o poi una crociata dovesse far parte dell'agenda di ogni papa, di ogni imperatore, di ogni sovrano cristiano. Dopodiché c'è ancora un aspetto fondamentale di questa storia che io vorrei provare a raccontarvi, di cui vorrei ragionare con voi, ed è questo. Ho accennato prima al fatto che di fronte all'arrivo dei crociati la reazione del mondo musulmano è la richiesta da parte della piazza del jihad, di quella che noi traduciamo malamente come la guerra santa. In realtà, non mi metto adesso a farla lunga sul jihad, ma tenete conto che il concetto di guerra santa non è così adeguato. Eh. Il punto è che l'Islam si è trovato di fronte all'eredità di un antico testamento dove Dio benedice gli eserciti. Gli eserciti dei condottieri ebrei che sconfiggono e sterminano i, i nemici del loro popolo. E l'Islam si è trovato di fronte anche a un Nuovo Testamento, in cui invece si dice, porgi l'altra guancia e perdona i tuoi nemici. Fra queste due alternative, indubbiamente l'Islam ha preso molto anche dall'Antico Testamento ha accettato cioè l'idea che quando la fede è in pericolo è lecito combattere per difenderla. Dopodiché i teologi musulmani non hanno mai smesso per discutere se sia solo lecito o se in certi casi sia anche obbligatorio, ma il Corano su questo è abbastanza chiaro, non è obbligatorio in realtà combattere, però, però in, certi casi, in certi casi è chiaro che è più che lecito sguainare la spada quando la vera fede è minacciata. È una cosa un po' diversa dalla guerra santa come si afferma nel mondo cristiano al momento delle crociate. E quello che io vorrei sottolineare adesso è come nella storia del cristianesimo che dura da duemila anni, i libri sacri siano rimasti sempre quelli, il loro contenuto è quello. I loro precetti sono quelli. E tuttavia è impressionante vedere come nell'arco dei secoli il modo di interpretare quei precetti, per quanto riguarda in particolare la cosa di cui stiamo parlando, no? la guerra, è impressionante vedere come è cambiato nel corso del tempo, più e più volte. Perché i primi cristiani avevano ben chiaro che c'è un precetto fondamentale che è porgi l'altra guancia, neanche non uccidere, non uccidere nell'Antico Testamento, ma vuol dire non uccidere le brave persone, non uccidere gli altri ebrei, non significa certo non uccidere i nemici in guerra, figuriamoci. Il cristianesimo va un po' in là, porgi l'altra guancia vuol dire tu non devi reagire. E tra i cristiani dei primi secoli era diffusa l'idea che la guerra... Non si può mai fare. Mai. Senza nessuna giustificazione. Non solo non si può mai fare la guerra. Qualche cristiano pensava addirittura, cioè addirittura no, è una conseguenza logica. Non si può neanche fare il soldato. Un cristiano non può fare il soldato di mestiere. Perché quello è un mestiere che presuppone di essere disposti a uccidere. Sapete che nei secoli in cui gli imperatori cristiani di tanto in tanto decidono di perseguitare i cristiani, uno dei motivi per cui alcuni cristiani si ritrovano davanti ai giudici è che sono soldati i quali, essendosi convertiti al cristianesimo, hanno deciso di abbandonare l'esercito. Solo che nell'impero romano non è permesso abbandonare l'esercito. Nell'impero romano degli ultimi secoli. I militari si sono arruolati per 25 anni di servizio e in moltissimi casi sono categorie che hanno dovuto arruolarsi per obbligo perché vengono introdotte leggi per cui i figli dei soldati devono fare il soldato anche loro e così via. Non esiste nell'impero romano che si possa accettare tranquillamente che un soldato, o peggio ancora un ufficiale, si presenti in caserma dal colonnello dicendo io mi dimetto perché sono diventato cristiano e me ne vado. Non esiste. O peggio ancora che una recluta chiamata alla visita di leva... Dopo che l'hanno misurato, pesato, gli hanno messo la medaglietta, dicono: Io la medaglietta non la voglio perché io sono cristiano, non posso portare simboli che non siano quelli cristiani, non posso fare il militare. Noi abbiamo i verbali dei processi di alcuni di questi che sono poi diventati i, i martiri militari. Abbiamo i verbali conservati negli atti dei martiri e si vede, si vede l'ufficiale che interroga la recluta e gli dice: Allora. Com'è che tu non vuoi fare il soldato? Dice, io sono cristiano. E l'ufficiale gli dice: Ma veramente nel, nel, nell'esercito ci sono tanti soldati cristiani, erano pochi chiaramente, eh, quelli che andavano fino in fondo in questa cosa. L'ufficiale gli dice: Ma perfino nella guardia imperiale, nella guardia dei nostri sacri signori, gli imperatori, si dice in buon latino dell'epoca. Perfino lì ci sono dei cristiani e prestano servizio. E la recluta dice. Se prestano servizio se la vedranno loro con la loro coscienza. Io non posso farlo. E questi vanno al patibolo, vanno alla condanna a morte per tener fede a questi loro principi. Sono pochi certamente, ma ci sono. E poi, e poi si sa, l'impero romano diventa cristiano. E si può forse pensare che l'imperatore Costantino non abbia un esercito? Naturalmente no, lui è l'ultimo che l'avrebbe pensato. Da quando l'impero romano diventa cristiano, i cristiani devono cominciare a venire a patti con le loro coscienze. L'idea che non si possa fare il soldato in un impero dove tutti sono cristiani ormai è chiaro che non ha senso. Tacitamente viene abbandonata. Però ci mettono un po', eh? Ancora Sant'Agostino. Fine qua, inizio V secolo, eh, l'impero romano è cristiano da cent'anni, d'accordo? Ancora nella corrispondenza di Sant'Agostino c'è una, una corrispondenza con un suo amico, un generale dell'esercito romano, il quale scrive a Sant'Agostino dicendogli: Senti, io ho, io ho un tormento di coscienza, non riesco a convincermi che mi sia lecito davvero fare questo mestiere, l'ufficiale di carriera. E la cosa straordinaria è che Sant'Agostino non sa bene cosa rispondergli perché gli dice: e comincia infatti dicendo: Beh, beh, però, se uno guarda nella Bibbia, effettivamente la guerra c'è dappertutto. I re degli ebrei hanno tutti fatto la guerra, eh, Giosuè, Davide. Quindi d'altra parte dice Sant'Agostino, è una lettera bellissima, eh, perché si vede che lui stesso si sta un po' contorcendo. Per riuscire a trovare qualcosa da dire, d'altra parte dice: certo, non può piacere a Dio il fatto che si uccide la gente. però alla fine, no, dice anche un'altra cosa che è un po' inquietante, devo dire, essendo Sant'Agostino. Perché a un certo momento gli prende il fastidio e dice: Ma alla fine, però, d'accordo, cosa c'è di strano? In guerra viene uccisa tanta gente che tanto sarebbe morta comunque. E alla fine Agostino arriva a dire la stessa cosa, bene o male, a cui arriviamo noi, quando anche noi, contorcendoci non poco, proviamo a giustificare il fatto che certe volte la guerra bisogna farla. Agostino dice: No, vabbè, però, alla fine, certe volte bisogna fare la guerra per avere la pace, e quindi il generale si deve mettere tranquillo. Il mondo dell'Alto Medioevo è un mondo dove i re fanno la guerra continuamente, Carlo Magno, grande imperatore cristiano, fa la guerra continuamente, sono tutti d'accordo, la guerra se è un sovrano cristiano che dichiara la guerra, lui se la vedrà con la sua coscienza e con Dio per i motivi per cui ha fatto questa guerra, ma i suoi uomini devono obbedirgli e non c'è niente di male. Anche se sapete, è una cosa difficile da credere, in quel mondo in cui la guerra si faceva continuamente e tutti gli uomini liberi erano guerrieri, i manuali per i confessori, fino all'epoca delle crociate, continueranno a dire: chiunque abbia ucciso un nemico in guerra deve confessarsi e deve fare penitenza. E poi arriva l'undicesimo secolo. Arrivano i turchi, arriva la Reconquista in Spagna e arriva la prima crociata. E abbastanza in fretta le cose cambiano. Sarebbe bello dire cambiano per la prima crociata, in realtà cominciano a cambiare anche prima. La Reconquista in Spagna ha rimesso di moda appunto l'idea che gli infedeli sono i nostri nemici e che i grandi eroi cristiani sono quelli che combattono e magari muoiono combattendo contro gli infedeli. E' in quell'epoca lì che diventa di moda una storia che tutti voi conoscete ancora, anche voi, avete presente la storia della battaglia di Roncisvalle, del paladino Rolando, che poi è diventato Orlando, l'Orlando dei nostri poemi cavallereschi. Ecco, quella storia diventa di moda nell'undicesimo secolo, guerra di Carlo Magno contro gli arabi in Spagna grandi guerrieri cristiani morti eroicamente combattendo contro gli infedeli. Nell'undicesimo secolo, prima della prima crociata, viene scritta quella che è la più antica e la più famosa delle canzoni di gesta, la Chanson de Roland, appunto. E la Chanson de Roland racconta come l'esercito di Carlo Magno che si ritirava dalla Spagna attraverso i Pirenei, con la sua retroguardia comandata dal conte Rolando, questa retroguardia viene aggredita all'improvviso dai nemici, saraceni naturalmente, infedeli, un milione. Contro questo milione di infedeli quel pugno di cristiani si batte eroicamente fino all'ultimo, pur sapendo di non avere nessuna speranza, moriremo tutti, dice Rolando ai suoi. E il modo in cui lo dice è spaventosamente emblematico di un nuovo modo di vedere le cose perché Rolando si rivolge ai suoi e dice qui subiremo il martirio. Erano tanti secoli che non c'era più modo di diventare martiri nel mondo cristiano. Finite le persecuzioni degli imperatori romani, di martiri non si era più sentito parlare. Adesso si può di nuovo essere martiri, cadendo in battaglia contro gli infedeli. Ma fosse solo questo. Rolando dice... Qui subiremo il martirio. Colpite, signori, con le spade lucenti. Il che vuol dire che in questo mondo la cui elite è un'elite di guerrieri, di gente che sa fare la guerra ed è abituata a fare la guerra, se combatti contro gli infedeli, sai che se muori sei un martire. Ma sei un martire un po' diverso da quelli di una volta. Sei un martire che prima di morire cerca di portarsene dietro il maggior numero possibile di quegli altri. E questo è lo spirito con cui la gente è partita per la prima crociata. Il Papa non avrebbe voluto dire sì, uccidete perché è lecito. C'è sempre, c'era anche allora eh, questa ambiguità come c'è oggi. Fai la guerra, però percepisci oscuramente che uccidere comunque non è una bella cosa. Si potesse fare la guerra senza uccidere. Invece, certo, capita. Papa Urbano II, quando lancia il suo appello, sa bene che deve dire qualcosa alla gente, perché la gente lo penserà: va bene, io parto, vado, vado in guerra, cadrò, sarò ammazzato in battaglia. Magari un attimo prima ho ammazzato qualcuno anch'io. E cosa mi succede? Secondo le vecchie regole, vado all'inferno. Urbano II sa bene che non si può dire questo alla gente, non partirebbe nessuno. E allora dice sul filo, come dire, della legalità teologica, però lui è convinto di fare una cosa che ha il potere di fare. Dopotutto la Chiesa assolve i peccatori, la Chiesa può assolvere. La soluzione vuol dire non andrai all'inferno, poi certo dovrai scontare, ma non andrai all'inferno. E Urbano II dice io vi assolvo fin d'ora. Se commetterete dei peccati e morirete durante il viaggio, siete assolti fin d'ora. È una sottigliezza. Non gli sta dicendo ammazzare l'infedele non è un peccato, ammazzare in guerra non è più un peccato. Non, gli sta non, non crede di stargli dicendo questo. Ma quella gente che parte non ha la testa, come dire, così affinata per star dietro alle sottigliezze teologiche. Quello che la gente capisce è. Ammazzare gli infedeli non è un peccato, anzi fa parte di questa cosa che noi stiamo facendo perché il Papa ce l'ha chiesto e perché Dio lo vuole. Ammazzare gli infedeli è una delle cose che Dio vuole. E questa cosa che parte sicuramente dal basso nel giro di una generazione conquista tutti. Il clero fa sempre più fatica a tenere testa a questo tipo di mentalità. Poi si arrende. Sto parlando da un sacco di tempo e vi chiedo scusa, chiudiamo. Una delle conseguenze importanti della prima crociata e che si lega direttamente a quello che sto dicendo adesso, è che a un certo punto a Gerusalemme c'è un gruppetto di volontari che sono arrivati dall'Europa per dare una mano e ne arrivavano molti, come dicevo, di questi volontari eh, che si fermavano a fare assistenza ai pellegrini, per esempio, a fare assistenza ai malati, a aprire ospedali. Qui c'è un gruppetto di questi volontari che però sono tutti cavalieri e quello che sanno fare veramente bene è combattere. E quindi dicono, potremmo fondare anche noi un nostro gruppo, beh noi diremmo una ONG, loro ragionano in termini religiosi, vorrebbero fondare un ordine religioso che abbia come missione quella di combattere gli infedeli per difendere Gerusalemme vanno dal re di Gerusalemme, il quale trova che è una bellissima idea, eh, si fanno dare da lui una sede nel quartiere del Tempio di Gerusalemme, per cui chiamano se stessi i cavalieri del Tempio, i templari, e si rivolgono alla Chiesa chiedendo di essere riconosciuti come un ordine religioso. Ognuno di loro è pronto a fare voto, come i monaci, voto di povertà, di castità, di obbedienza. Salvo che mentre la missione dei monaci è di pregare, loro la loro missione intendono che sia di combattere. E per l'ultima volta, siamo intorno al 1120, per l'ultima volta nell'Europa cristiana c'è un momento di discussione su questa cosa che sta succedendo. Cioè che è caduto il vecchio interdetto contro la guerra, che se la guerra è contro gli infedeli non c'è più niente di sbagliato nel farla e che addirittura anche uccidere è legittimo in questa guerra, non è più neanche un peccato. Qualcuno nella Chiesa dice no ma non è possibile autorizzare un ordine di monaci la cui missione è di combattere. Ragazzi abbiate pazienza ma questa cosa non si può fare. Si discute per un po'. E poi interviene una delle teste più lucide del XII secolo, San Bernardo, Bernardo di Chiaravalle, monaco, monaco benedettino, cistercense, uno dei grandi intellettuali dell'epoca, uno di quelli che quando parlano lasciano il segno. E Bernardo di Chiaravalle è a favore di questa richiesta dei templari. E scrive un manifesto, L'elogio della nuova cavalleria, in cui per l'appunto dice una cosa che vi ho già detto. I cavalieri finora fanno solo danno, l'Europa è piena di cavalieri, bellicosi che si combattono fra loro, uccidono, devastano. Questi qua invece, i nuovi cavalieri, combattono in nome di Dio, combattono in Terra Santa, combattono in difesa di Gerusalemme. E sono santi, la loro missione è una missione santa. San Bernardo, che è un grande santo cristiano ed è una testa finissima, scrive delle cose che a leggerle oggi ci fanno accapponare la pelle. E dice: il templare, il templare è un martire. È un martire nel momento in cui muore combattendo gli infedeli. Ed è un martire nel momento in cui uccide gli infedeli. Perché essere martire vuol dire testimoniare col sangue, il suo ma anche quello degli altri. Il templare non deve aver paura di commettere peccato, dice San Bernardo testualmente, serenamente uccide e serenamente muore. Sono passati mille anni da quelle reclute che andavano al Patibolo perché dicevano all'ufficiale reclutatore, io sono cristiano, non posso fare il soldato. Ecco. Poi come sapete, chiudiamo davvero, sono passati altri 800 anni e il pensiero cristiano si è trasformato di nuovo. E oggi il pensiero cristiano è molto più vicino, non è uguale, ma è certamente più vicino a quello dei primi tempi di quanto non sia vicino alla mentalità dei templari o di San Bernardo. E questa è una cosa che può essere molto rassicurante. Però, però quello che importa di più è un'altra cosa, è il fatto di sapere che non basta che nei libri sacri di una religione ci siano scritte certe cose. Magari sembrano chiarissime, inequivocabili. La nostra capacità di noi esseri umani di leggere quello che vogliamo, anche nei libri sacri delle nostre religioni, di trovarci dentro quello che in quel momento l'epoca ci dice di trovarci, ecco, è una capacità inesauribile, infinita. Nessuna religione può essere interpretata dicendo: vabbè, i suoi libri dicono questo, e quindi i fedeli di quella religione si comportano così. La storia dimostra l'esatto contrario e la storia delle crociate credo che serva anche a questo. Grazie. Possiamo aprire le domande o ci mettiamo in fila? 1400. No, ti, ti chiedo se ci regali una tua riflessione invece su ciò che sta accadendo adesso in questo mondo così complicato. Ma... Posso andare? Sono quelle domandine da niente, come vedete, no? abbiamo giusto un paio di altre ore. No, io regalo qualche riflessione che sono le riflessioni che tutti gli storici fanno e che sono un modo per non rispondere a domande come questa, naturalmente. Una non è una riflessione, è semplicemente una cosa che vi devo ricordare, e cioè, gli storici studiano il passato. Vedendo il mondo come è oggi, capite benissimo perché uno preferisca studiare il passato, no? Ecco, quindi inoltre, in genere, le riflessioni su come il mondo di oggi implicano anche un po' di richiesta di di dare qualche idea su cosa sarà il futuro e quello vi assicuro che gli storici non ne hanno proprio la minima idea di come sarà il futuro. Prima che arrivasse la pandemia di Covid ogni tanto ripetevo una cosa in questi casi che era, mh, come dire, c'è in realtà una cosa che la storia insegna ed è succederanno delle brutte cose, ma non quelle che ci aspettiamo. Poi è arrivato il covid e ho smesso di dirlo perché mi sembrava veramente di cattivo gusto a quel punto continuare con questa. Ma rimane vero però. Eh. L'altra cosa è: certo che viviamo in tempi complicati, ma almeno una cosa studiare la storia le insegna, ed è che tutti gli esseri umani sono vissuti in tempi complicati. Cioè, non c'è mai stata un'epoca in cui la gente non dicesse: Stiamo vivendo in una brutta epoca. Sono brutti i tempi, chissà cosa succederà in futuro, chissà cosa ci aspetta, era molto meglio prima, i giovani d'oggi, ecco, questo è assolutamente il modo dell'essere umano di stare al mondo. E si lega alla cosa di prima, capite, che noi non possiamo prevedere il futuro. E quindi comunque ci dibattiamo la nostra sensazione di vivere in un mondo precario, di vivere in un mondo instabile di vivere in un mondo dove le cose poi, come dire, mondo precario, mondo instabile, mondo dove le cose cambiano in fretta. A me è capitato di leggere, per motivi miei, qualche giornale dell'anno 1969, quando io avevo dieci anni. I giornali dell'anno 1969 spesso hanno articoli del tipo, eh, nuovo atto di terroristi arabi in Israele, scoppiata bomba, rappresaglia israeliana. Missili israeliani colpiscono il Libano, missili israeliani colpiscono la Siria. Ecco, a quel punto mi sono detto: Vabbè, certo, il mondo cambia rapidamente, però, però poi ci sono certe cose invece nel nostro mondo di oggi che sono prigioniere del passato. Ecco. E allora, adesso non la voglio davvero far lunga, anche perché il mio contratto era per parlarvi delle crociate, ma. Eh, se premesso che comunque guardando quello che succede, poi cosa, quando si dice guardando quello che succede nel mondo di oggi, penso che non stiamo tanto pensando alle elezioni europee che si avvicinano quanto a quello che succede a Gaza o a quello che succede in Ucraina. Una cosa che mi sento di dire è che per provare a capire qualcosa di quello che succede in quei due posti così diversi. Sapere cosa c'era successo prima, cosa è successo lì negli ultimi 50, no, negli ultimi 100 anni, è assolutamente indispensabile. Così come è indispensabile sapere che quelli che vivono lì. quelli che vivono lì loro lo sanno. Per loro è importante né i Gazaui, né gli israeliani, né gli ucraini, né i russi sono gente come noi europei occidentali che viviamo come se il passato non esistesse, salvo che si tratti poi magari di scannarsi ogni anno sul 25 aprile o magari sui Savoie e sui Borboni, però per il resto non percepiamo più il nesso fra il presente in cui viviamo e il passato. Invece quei posti lì sono posti in cui il passato è lì, esiste, è vivo, è ieri e quelli che vivono oggi si sentono dentro una storia collegata direttamente allo ieri, dove poi naturalmente ogni popolo ha il suo ieri, ogni popolo ha la sua memoria, ogni popolo ricorda i torti che ha subito e non quelli che ha fatto, ed è anche per questo che poi le cose sembrano così senza via d'uscita. Ecco, grazie.